dalla stazione alta velocità di Afragola, in arrivo gli utenti. Cosa ne pensa del parcheggio? Scusi, stiamo facendo una diretta sui parcheggi qui. Dovrebbe migliorare un pochino l'organizzazione, ci sono un sacco di macchine fuori posto la mattina, sui marciapiedi, sulla Juve. E beh, di questo fatto che le tariffe dal 1° novembre scatteranno da 4 a 7 euro al giorno. Questa è una novità, lo sto apprendendo in questo momento. Tra poco arriverà Borrelli, anche il deputato, qui a, a sostenere insomma le ragioni dei pendolari. Quindi questa stazione funziona, però mancano i parcheggi. Sì, bisognerebbe ampliarli, prevedere pure una rampa d'accesso dall'altra parte per evitare di fare tutto il giro. Certo, lei va, usa tutti i giorni questa stazione? A giorni alterni. Bene, tutti i giorni. grazie. Salve. Cosa pensa dell'area parcheggio? È una vergogna. Una vergogna? È una vergogna, io sono un pendolare Napoli-Roma, sono uno studente della Sapienza, vivo qui a Napoli e sono costretto a fare il pendolare ogni giorno per motivi miei personali. Ed è una vergogna. Proprio stamattina è successo che qui fuori, per la pioggia estrema, non davano accesso al parcheggio qui in fondo. Si è creato una situazione imbarazzante, macchine che si contrastavano tra di loro, parcheggi che vanno dai 4 ai 7 euro senza motivo, non c'è una motivazione valida, pure considerando che siamo in una situazione di monopolio, qui non ci sono mezzi, navette, non c'è nulla che arrivi ad Napoli a Fragola se non le auto. Ma auto di chi è la colpa, insomma, perché non ci sono queste... Allora vorremmo sapere pure noi, ma servizi scadenti da parte di Trenitalia dell'alta velocità, app che non funzionano, parcheggi che non ci sono, mezzi che non arrivano, è una cattedrale nel deserto, in più le spese le facciamo tutti noi pendolari. Bene, grazie, ecco, abbiamo sentito, e qui ci sono insomma i pendolari, docenti pendolari, no ai rincari, stop ai rincari per i pendolari, rispetto per i pendolari, non ai rincari. Docenti pendolari, molti docenti, insomma, si va a Roma tutti i giorni, tutti insomma giorni. Quando poi sul piatto della bilancia c'è un aumento di 3 euro, è bella tosta. Si fa sentire, perché poi il problema non sono solo i 3 euro, tu per prendere un treno qua la mattina alle 9 ti devi avviare alle 6, perché anche il servizio del parcheggio stesso non funziona bene. Io ho la macchina parcheggiata su un mezzo piazzale, mezza tetra. Non solo questo, ma non garantiscono né gli abbonamenti, perché io volevo fare l'abbonamento, non te lo garantiscono, ti aumentano dalla sera alla mattina. Infatti la settimana scorsa hanno messo questo cartellino qua fuori dicendo che dal 1° novembre. E come hanno giustificato questo rincaro così alto, visto che loro occupano tutti i posti? Non hanno giustificato. Se vuoi il parcheggio lo prendi a 7 euro, se no lo stai fuori. Cioè, ci dice che sono le due stazioni che praticamente si stanno facendo la lotta, quella di Piazza Garibaldi e questa, e che lì è più semplice parcheggiare, quindi di conseguenza molti pendolari potrebbero lasciare questa stazione. Ti sembra verosimile? Beh sì, molto, perché qua a Fragola sta abbracciando tutta l'area nord di Napoli, quindi si è tolto tutta la clientela al parcheggio di Napoli, questo è vero, però certamente a Napoli non manca. Perché io vengo da Napoli, io sono 10 anni di precariato, questo è il 10° anno, e le dico che qua stanno abusando. Qual è l'appello a RFI e a Metropark che insomma mette in campo questi rincari? Dare disponibilità a molti più abbonamenti, perché non mi vengono a dire che ci conviene tenere il parcheggio giornaliero anziché facendo l'abbonamento. Allora, qui i Verdi, c'è Salvatore Iaparone, consigliere comunale di Casoria, ma responsabile dei Verdi sinistra. Tra poco arriverà Borrelli, che mi sembra che è un viaggiatore con i treni. Sta arrivando da Roma, fa il deputato, ha sposato questa battaglia. Molti chiedono il suo aiuto. Salvatore, insomma, la colpa è anche di questo comune di Afragola che non mette in moto le aree circostanti. Ci sono una serie di soluzioni da mettere in campo. Questa foto è di stamattina alle 5.40, tu dicevi è vero che chi viene in questa stazione poi deciderà di andare a Napoli perché insomma sarà più facile arrivare. Questa foto dimostra che alle 5.40 qua fuori si perdono 20 minuti per entrare e la sera, se guardiamo, c'è la fila per pagare, si perdono a volte fino a 20 minuti per pagare e per andare via. Paradossalmente 40 minuti per prendere il treno e solo poco più di 40 minuti per arrivare a Roma, che è un paradosso. C'è bisogno di una serie di azioni. La prima, io mi rendo conto che il prezzo oggettivamente era molto buono, il costo
4 euro per una giornata intera per parcheggiare. Per un pendolare sono ben 100, però... più di 100 euro al mese solo per parcheggiare l'auto. Poi metti il biglietto del treno, certo. Insomma, con i rincari dell'Enel questi vanno a lavorare a gratis a Roma. Assolutamente sì, ma il paradosso è che qui siamo in uno stato assoluto di monopolio, perché o vieni con la macchina e parcheggi e paghi così tanto come dicevi tu, o non hai un'altra soluzione. Bus, guardati intorno e vedi se nel giro di un'ora qua abbiamo visto un bus e stiamo qua da tempo. Taxi non ce ne sono. Altri parcheggi privati o di RFI, nonostante ci siano gli spazi per poterli fare, non ce ne sono, per cui diventa impossibile. Prima qualcuno ti raccontava che anche parcheggiare pagando queste cifre è diventato impossibile perché spazio non ce n'è. Allora c'è poca tolleranza del comune di Aprarola, che ogni tanto arriva con le pattuglie e insomma riempie di multe le macchine che provano a sostare esternamente. Noi abbiamo raccolto tante lamentele anche da pendolari che dicono spesso perdo il treno perché non riesco a parcheggiare, perché poi sia la sosta breve che quella lunga di tutta la giornata hanno lo stesso ingresso e spesso quando arrivano i treni insomma occupano loro gli spazi, certo, che servono ai pendolari. Mentre parliamo è appena arrivato il primo pullman in un'ora, ma credo che stia andando via, non entra, sta passando. Per cui ci rendiamo conto che insomma quello che diciamo non è sbagliato. Cosa si può fare? Per i taxi era stato fatto un bando che il comune poi ha annullato. Per più pullman ci diranno non ci sono i soldi. Per fare una navetta ci diranno non ci sono i soldi. Io ho provato a chiedere all'amministrazione, dico ma non si possono costruire parcheggi privati fuori? Perfetto. Dice no, guarda i terreni sono ancora dei privati, ancora dobbiamo fare l'esproprio. Se c'è il PUC che è stato discusso, che è in essere, insomma tutta una serie di problematiche, qui insomma si campicchia così sulle... Ma i privati nei dintorni pagherebbero oro per fare un parcheggio domani, eh? C'è qualcuno che ha provato a fare il gioco di moltiplicare per 9 euro al giorno i posti auto qui, moltiplicato per il numero di posti auto, escono cifre di milioni di euro diciamo all'anno, dunque figuriamoci se i privati proprietari dei terreni qui intorno non farebbero. Però ci vuole il comune che mette in moto questi meccanismi, sì, il comune dorme, perché insomma qui dopo l'inaugurazione abbiamo visto altre due amministrazioni, si è fatto ben poco. Più che altro direi niente, che è la cosa veramente drammatica. Però fatto che questa stazione funziona, gli utenti ci sono. Che si blocca tutto, che non possono deviare per il comune di Aprarola, cioè devono entrare all'interno del perimetro comunale, bypassando ovviamente il lago, il sottopasso diventa un lago, impraticabile. Ah, quello poi è un'altra storia, è un'altra storia che l'ho raccontata tante volte, devi sapere che quel sottopasso era di RFI, che ha pensato di dare 700.000 euro al comune di Afragola e gliel'ha mollato. 700.000 euro col pacco, 700.000 euro spesi nei primi anni e che adesso invece la comunità afragolese continua a pagare senza ricevere nessun vantaggio da questa stazione. Assolutamente, noi siamo particolarmente vicini a tutti gli utenti, ma alla categoria dei docenti, perché un docente precario già appunto vive una vita precaria. Ma perdere un'ora prima per parcheggiare, un'ora dopo per riprendere e mettere fuori tanti soldi, poi tanti soldi, togliere tempo alla famiglia, le proprie cose, diventa essere schiavo, appunto, rimetterci una tredicesima. Dietro di te sono arrivati degli stranieri, guarda, stanno cercando di capire come devono fare, guarda, sono stranieri e sono arrivati e stanno cercando di capire come fare, guardali, stanno lì, li vedi, li puoi inquadrare. Sono stranieri e stanno cercando i bus in questo momento. Vediamo un po', andiamo a cogliere in diretta il bello della diretta. Loro cercano dei taxi e invece qui nella grande stazione di Afragola ci sono problemi. You need a taxi? Yeah. We don't have in Afragola taxi. So I'm sorry. Can we do Uber? Uber, we don't have Uber here. We don't have a bus. How can we go to Napoli city? It's a problem. It's a big problem. Yeah. Ok. Ok. Chi ha un taxi venga qui alla stazione di Afragola. Ci sono degli stranieri che li cercano. Insomma, cosa volevi aggiungere? No, Maurizio, io voglio dire una cosa. Noi abbiamo un triplo problema qui sulla stazione di Afragola. Perché? Appunto ci sono questi rincari che comunque penalizzeranno sicuramente le persone che vanno al lavoro tutti i giorni a Roma, cioè abbiamo calcolato ci saranno sicuramente
in un periodo con un'inflazione così galoppante più di 100 euro di rincari per posare, per lasciare qui la macchina, qui la macchina mensili, 100 euro mensili in più dopo tutti questi rincari. Dopodiché abbiamo due problemi grandissimi: non ci sono pullman che fanno da navetta tra i paesi limitrofi, la Fragola, Frattamaggiore, Crispano. Noi sono anni che lo diciamo, guarda, mi sono stancato di dirlo. Zero. Non c'è una licenza per i taxi per arrivare qui. I signori stranieri in questo momento chiedevano un taxi sostanzialmente per poter... Sono arrivati qui e restano piombati qui chissà quanto tempo. Mi sono trovato di notte con una famiglia con due bambini piccoli, stranieri, che proprio sembravano veramente nel deserto, come questa cattedrale. Non sapevano come arrivare a Napoli. Maurizio, e aggiungo un'ultima cosa, cioè ormai la stazione di Afragola è una stazione frequentatissima, cioè i treni qua sono regolarissimi, quindi si conoscono perfettamente quali sono gli orari in cui arrivano. C'è un'efficienza, quindi, della politica, e c'è poi chi approfitta come Metropark che sta dicendo se vi conviene altrimenti sloggiate. Ma questa cosa qui non è inaccettabile da parte dei cittadini, perché siamo tanti e vogliamo un servizio adeguato a quello che noi dobbiamo andare, cioè ci sono tantissimi pendolari, oggi siamo qui per loro, tanti sono arrivati e quindi c'è bisogno di dare delle risposte. Bene, grazie, andiamo a sentire Antonio Iazzette, perché qui c'è anche l'opposizione al Consiglio Comunale di Afragola, Antonio Iazzette, che ci racconterà qual è la sua posizione per risolvere questi problemi. Noi abbiamo visto questi stranieri, sono arrivati qui, niente taxi, niente bus, e se lo prendono a quel servizio perché non hanno nemmeno il parente che li viene a prendere. Sì, la situazione è assurda, veramente... Ne va anche, questo significa come di questa stazione si debba occupare anche regione, città metropolitana, perché è un problema che non riguarda solamente Afragola. Il problema è che non abbiamo bisogno più di promesse, di parole. Proprio alla tua web tv, nei giorni scorsi al congresso del Lanci, la sottosegretaria Pina Castilla annunciava grandi iniziative per la stazione dell'alta velocità, diceva che c'erano centinaia di milioni a disposizione. Il risultato qual è? L'aumento per i pendolari. La galleria commerciale è ancora chiusa, nonostante doveva essere aperta. Il museo non ce n'è ombra. Basta che giri alla tua sinistra e vedi dove dovrebbe essere allestito. Ah, ecco, qui c'è il museo fantasma. Esatto. Il museo fantasma. Purtroppo ancora non c'è nulla, non c'è un piano per sviluppare appieno le potenzialità di questa stazione. Poi facciamo queste figuracce, giustamente, come dicevi tu, con i turisti stranieri che vengono, si fermano ad Afragola e non si sa come possano raggiungere il centro. Bene, grazie, per il momento è tutto. Che cosa volevi dire tu? Volevo aggiungere, diciamo, il punto di vista di noi giovani, perché ovviamente oltre ai docenti, oltre al personale ATA che ogni giorno... Ci sono studenti. Assolutamente, ci sono degli studenti che decidono ovviamente di andare a studiare altrove, magari in altre regioni, quindi questo è un servizio che è fondamentale, speriamo che si trovino delle soluzioni che siano efficaci e fruibili. Ma è assurdo, insomma, dopo aver speso tanti miliardi qui per costruire questa bellissima stazione, tra le più belle in Europa, poi non si costruiscono delle linee di bus e circolari dalle varie città, si potenziano i taxi, è assurdo che debbano arrivare dei turisti qui. Andiamo a vedere questo turista che partecipa alla protesta qui, taxi alla stazione di Afragola. Ok, say something for Meloni, per Meloni, politics. Meloni. Ma è arrivato anche Borrelli, ma era in treno, ma è assurdo qui, guarda, io l'ho intervistato prima, questi sono arrivati veramente, restano perché non c'hanno manco il parente che li viene a prendere. Arrivano ad Afragola e poi non possono andare in nessun altro posto, questa è la cosa assurda. La seconda cosa assurda è che hanno raddoppiato quasi il costo del pedaggio per poter tenere un'auto, il che significa che non ci sono collegamenti treno, non ci sono collegamenti bus, ma si spellano a sangue i cittadini, in particolare i pendolari che ogni giorno devono andare casomai a Roma, e i turisti restano a piedi perché non c'è neanche uno stazionamento. Io mi domando, ma le ferrovie dello Stato hanno capito che le stazioni vanno gestite e non sono solo luoghi per fare soldi? Perché sembrerebbe che qua da Fragola continui a passare la linea che deve essere una cattedrale nel deserto. Non ci sono neanche taxi. Lo so, no, questo lo stiamo dicendo. Non ci sono autobus, non ci sono treni. Arrivi qua
ognuno per sé e Dio per tutti. Ma c'è una responsabilità anche politica dopo l'inaugurazione qui ad Afragola, qui intorno tutto terreno, tra l'altro ancora da espropriare, quindi figuriamoci come si può immaginare di costruire velocemente dei parcheggi, magari anche dei privati. Beh, hanno fatto una partita a poker, in cui praticamente hanno giocato a spendere subito un sacco di soldi realizzando una stazione che oggettivamente ha una sua bellezza, ma poi hanno scelto di fregarsene altamente, scaricando tutto il problema sui pendolari e sui cittadini che devono utilizzare, i turisti che devono utilizzare questa stazione. Il risultato è che abbiamo una bella stazione nel nulla e nessuno se ne frega. Detto fra di noi, stamattina stavo col prefetto, credo che nell'ordine delle priorità di chi amministra Fragola oramai la stazione è diventata l'ultimo posto, visto che sta esplodendo questo comune per la disorganizzazione e purtroppo anche per la pressione criminale che c'è sul territorio. Il risultato finale è che a pagare sono sempre più deboli. Ma adesso per questi pendolari che facciamo? Metropark, possiamo fare un'interrogazione parlamentare? Certo. Su Metropark sono... per cercare di bloccare questi aumenti. La domanda è: se ne devo occupare Borrelli e il gruppo di Europa Verde o il primo che deve stare qua era l'amministrazione comunale di Afragola e migliaia di cittadini? Perché poi voglio dirlo, io ho ricevuto tramite la Radiazza e Gianni Simeoli, tramite la pagina Facebook e tramite tante altre persone circa 130 mail di protesta. Non so se siamo 130 persone, non so neanche se siamo 30. Noi la stiamo raccontando ormai già da un po' di tempo. Ho capito, Nano TV, Teleclub Italia lo raccontano. Poi però quando si tratta di far capire, perché possiamo dirci le cose, se determinati vertici amministrativi hanno sempre l'idea che poi alla fine a muoversi siamo sempre gli stessi, qualche volta otteniamo pure dei risultati, ma sembra quasi che il problema poi alla fine è solo virtuale, ci muoviamo solo noi. Tanto più li bastonate, più sono contenti, si lagnano solo sui social. Invece questa era l'occasione per fare un'iniziativa anche più partecipata. Mi dicono che devono tornare a casa, anche io devo andare a casa e anche le persone sono qua. E i poveri turisti a casa ci vorrebbero andare. Anzi, vabbè, tu magari trovi un passaggio, loro lo prendono. Forse gli Avarone ci è riuscito. Siete riusciti a trovare questo passaggio per queste persone? Sì, sì, il taxi. Sta arrivando. Un taxi da Napoli per venirli a prendere e portarli. Ovviamente pagare un capitale, deve pagare 45 euro. Già, bravo, hai fatto la tariffa fissa e c'è la tariffa, perché sennò. Ma adesso quando arriva glielo spieghiamo di nuovo. Gli diciamo pure, guardate che abbiamo preso noi il numero del taxi, siamo certi che pagherà 45 euro. Bene, grazie Francesco, per il momento è tutto dalla stazione dell'alta velocità, ridicolo l'arrivo di questi turisti che devono chiamare i taxi da Napoli, una battaglia che stanno combattendo i pendolari insieme ai Verdi, in questo caso c'era Borrelli e c'erano molti rappresentanti dei Verdi, e i pendolari per il momento sono lasciati soli. Pendolari e turisti, 45, devono chiamare il taxi a Napoli, ma vi immaginate, eccolo, con l'aiuto di... Il taxi arriverà qua. Ecco qua, ma insomma è assurdo ragazzi, siamo nel 2023, vergognoso, possiamo dire solo questo, vergognoso. Intanto seguiteci su nanotv.it per tutti gli aggiornamenti.